Benvenuti al commento di un'altra partita della fase eliminatoria di qualifica dell'Italian Super Premier League. Come sempre a darmi una mano c'è Jacopo. Ciao Jacopo. Ciao Dennis, ciao a tutti gli amici di Precetti Italia, di The For The Middle e ovviamente anche dal Server Stop. Siamo pronti per questa partita del girone 8, una partita molto attesa tra due giocatori che conosciamo molto molto bene. Sulla sinistra Michel Furlani, che per la prima volta insomma partecipa a questi tornei online, uno dei giocatori più conosciuti del circuito italiano, un giocatore che ha partecipato alle World Cup of Darts, un giocatore che ha partecipato a svariati tornei in PDC, quindi un giocatore assolutamente col curriculum molto importante contro Fabio Bendoni, che ha partecipato alla scorsa edizione della nostra Premier League, un giocatore molto anche lui insomma conosciuto, un giocatore che sa sicuramente giocare degli ottimi frecce. Sarà una partita molto molto divertente e spettacolare nel girone 8 della prima fase della Super Premier League. Bene, allora detto ciò, andrei subito a commentare la partita. Sei pronto? Assolutamente. Ah, via, si Siamo, andiamo, parte! andiamo avanti, perfetto. Che tardi! Vai pure. Ok, Ok, allora eccoci qua. Partita tra buon Michel gioco! Furlani Perfetto, buon e Fabio Bendoni. gioco! E non farci caso se sono un po' lento coi conti, ma sono un po' arrugginito. Siamo in due, tranquilli. Eccoci qua. Allora, vediamo chi partirà per il bull per prima. Quarantuno. Ah no, è partito Michel per il C'è bull prima, partito, quindi è sì. stato tagliato dal video, parte con un 41 Michel. Parte dal basso Bendoni invece. 47. 47 per Bendoni. Andiamo qui Michel. Buoni sul triplo 20. 140. Per 140 di Michel Furlani. Giocatore, lui insomma, importante nel panorama delle freccette italiane, anche Bendoni, però non è da meno. 83. 83, una bella freccia sul triplo 19, con 7 e 19 singole. Ancora Furlani, ricordiamo il formato della partita, si gioca 4 su 7. Partita valida per il gruppo 8 di questa Super Premier League prima fase. 60. Ora qui Michel che fa 60. Furlani, giocatore che insomma ha un curriculum molto molto importante per quanto riguarda i giocatori italiani che hanno provato e stanno provando ancora con i Medinizzer 99. la possibilità di accedere al magico mondo della PDC, anche se quest'anno Furlani non ha partecipato alla Q School, 99 più di Bendoni, Furlani che peraltro è diventato padre da poco, quindi auguri al grande Michel Furlani. 82. 82 per Furlani, partenza molto buona per entrambi, 178 rimane qui a Furlani fino a questo momento. Ancora qui Bendoni. Fa 45. 45. Furlani su 178, vediamo come entra in zona di checkout. Sicuramente ci entrerà Michel, giocatore trentino, Bendoni invece giocatore d'Arezzo, toscano. 101. Super 101, buone le frecce qui di Michel, triplo 20, triplo 7 e 20 singolo. Bendoni su 2,27, vediamo se gioca ancora sul 19, prende per un singolo 3. Ancora un altro 3, a questo punto qui deve andare in alto. 63. Rimane invece lì, fa 63 e Io chiedo sono giuste per 76. entrare in zona di checkout 164, 77 per Furlani. Vediamo qui Michel come la gioca, bella la prima freccia, dovrebbe essere dentro triplo 19. Wow, un C'è bella chiusa. doppio 10, grandi qui le frecce di Furlani, chiude subito con un lag in 17, veramente bravo Michel Furlani, tiene le frecce 1-0. È un Bendoni che deve fare un pochino meglio. Ha sicuramente le capacità per farsela. 66. Ottima, ultima freccia, 66. Furlani, vediamo come risponde il giocatore trentino. 20 con la prima, 20 con la seconda. 60.
Abbiamo 60 questa volta qui. Non arrivano triple per Michel che ha vinto il primo leg 17. Ancora scende su 19 Bendoni. Non dovrebbe aver preso triple con le prime. 95. Infatti lo prende con l'ultima. 95, buone frecce. 340 rimane a Bendoni. Andiamo Fullani. Decide di scendere con la seconda, un 19 singolo. 8-1. Fa 81. Fullani. Siamo lì col punteggio, 3,40-3,60 a livello di gioco complessivamente più che buono. 7 con la prima, 20 con la seconda. 28. Aia. Scivola con l'ultima qui, Bendoni, 28. Fullani ha la possibilità qui con un paio di triple di mettere un solco importante in questo leg. 20 con la prima per Michel. Forse una tripla con la seconda, non riusciamo a vedere bene. Infatti, un centone. Buone frecce per Michel Frullani, che rimane a 2,60. Bendoni deve trovare maggior ritmo. Ancora il 3 singolo con la prima, va sul 19 la seconda. Ed è un 41. 41. Infatti, 41 qui per Fabio Bendoni. Andiamo qui Frullani, cioè 2,60. Bisogna di una tripla per entrare in zona di checkout. Tripla che dovrebbe essere arrivata con la seconda freccia. 140. Infatti arriva un super 140 di Michel Furlani che rimane a 120. Bendoni dovrebbe giocare su 19 per poi avere l'ultima freccia al bull. In caso di una tripla colpita, 19, 52. 20, 59. Infatti 59 Più per 120. Bendoni. 120 per Furlani. 5 con la prima. Può più chiudere. Scende sul 19, giustamente, non lo trova. 44. 44, rimane a 76 Furlani, 212 per Bendoni, che ha bisogno di trovare anche un 60, tentare di checkout per ricercare qualcosa di più, parte sul 18, prende 18 singolo, 4 con la seconda, deve anche pensare al82. punteggio. 82, bravo, col triplo 20 con l'ultima freccia, con 20 singolo, rimane a 170-76 per Furlani. 20 con la prima, vediamo dove sceglie di giocarla. Sui 20, sui 16, 16, double top per andare 2-0. La 56. passa, 56. E allora Bendoni sui 130, bisogna di un check out, una tripla, triplo 20 per avere il tiro al bull, due tripli per andare al doppio 5. Invece purtroppo per lui prende un 5 con la prima, 25 con la seconda. 100. Sono 100. Fa 100 alla fine, quindi ha preso un bull, 5 e triplo 15. Double 10 per Furlani per il 2-0. Fuori con la prima. Fuori con la seconda. Zero. E fuori con la terza. E allora Bendoni su doppio 15. Fuori con la prima, vai interno, non riesce a chiudere, rimane a 8, ancora doppio 10, 15 con la prima, deve sistemare il punteggio, decide di andare al doppio 1, Furlani, Dai, 18 fatti. e va fuori però, non si è visto bene la freccia al doppio 1, ma Ce la freccia l'abbiamo non è tagliato entrata. sto bull, ma non è E colpa della allora doppio regia. 4 per Bendoni. Fuori con la prima. Fuori con la seconda. Doppio 2. Sei. E non c'è. Allora sarà Madhouse. E su Entrambi al destra tutti e doppio due. 1. Furlani. Vediamo chi pesca per primo. Il verde a fianco del rosso. Cioè, con la Abbiamo seconda. Furlani qui. C'è quella seconda, ci fidiamo, purtroppo è vista solo da quella parte di Buona. schermo, però ovviamente ci fidiamo di Michel Frullani, una partita che comunque è registrata, entrambi sono visti bene, la registrazione è venuta un attimo tagliata. Cambia poco, 2-0 Frullani, Bendoni costretto ad inseguire. 81. Parte con un 81, Michel che
dovrà cercare di gestire il ritorno di Fabio Mendoni, scusate, Mendoni che parte ancora dal 19. Bisogna aumentare il proprio ritmo, Mendoni. E 133. lo fa molto bene, 130. Prova ad entrare in partita Mendoni, che ha avuto varie chance per agguantare il pareggio in precedenza, cosa che non è però avvenuta per sua sfortuna. Fulani ha chiuso il leg al doppio 1, un leg non memorabile, ma comunque importante nell'economia di questa partita. Fulani 1, 20 41. e 20. 41, Michel. Vediamo qui Mendoni. Mendoni è una famiglia di ottimi giocatori. Insomma, a livello molto molto buono. 95. Tanto 95 qui di Fabio Mendoni. Dicevamo, le realtà che rappresentano quella di Arezzo, quella della Toscana, comunque più propriamente, insomma, appunto della Toscana, in realtà emergente, un numero molto importante sia a livello di soft che a livello di 44. stile. 44 qui di Furlani. Comunque ancora Fabio Mendoni, fratello Marco, anche Erika, insomma. Una bella famiglia che si dedica al mondo delle freccette. Sta giocando molto bene Mendoni qui. 123. Su per 123, questa volta qui, due tripli 19, un triplo 3, fa 123, 114 più 9, dominio totale di Mendoni. Fulani è costretto ad inseguire in questo leg. Bisogno di triple qui. Triple che potrebbero anche arrivare qui. 139. Super, 139 di Fullani, non entra in zona di checkout, Mendoni su 150, vediamo come la gioca. Mi ha spreadato due frecce a triplo 19, un tentativo al doppio 18 per Mendoni. Infatti parte sul triplo 19, c'è il primo. C'è forse anche il secondo. C'è con la terza. E c'è! Chiusura mostruosa di Fabio Super Mendoni, chiusura, ragazzi! sì, fidono. Mamma mia, Bomba! ragazzi! Fabio Mendoni Buona. spettacolare in questo leg in 12. Bomba, bomba. 150 out, 2-1. Ma che chiusura di Fabio Mendoni! Bravissimo Fabio, che tira per primo ora nel quarto leg, triplo 19, una sentenza di Mendoni quel leg lì. 41. 41 di Mendoni. Ora vediamo Furlani come gestisce il ritorno di Fabio, che sicuramente prenderà grandissimo entusiasmo dopo questa chiusura, ma più propriamente questo leg, un leg in 12, migliore visto finora nelle nostre dirette, Italian Super 41. Premier League. 41 ancora per Furlani, Furlani che è un pochino calato nel ritmo, peraltro Furlani ha risposto anche bene con un 135, poi Mendoni 133 e 150 a chiudere, spettacolare. 57. 57, arrivano triple questa volta qui per Mendoni, vediamo Furlani. Possibilità qui di tornare in auge in questo leg. Uno però con la seconda. 40. 40. E allora siamo lì. Entrambi i giocatori non hanno trovato triple in queste prime due visite. Mendoni torna allora sul suo amato triplo 19, costretto a salire. Dovrebbe essere stato un triplo 7 con la prima. Infatti 59. 59, triplo 7, 20. E 18 singolo, 3,44 per Bendoni, Fullani su 4,20. Bisogna Fullani qui di ingranare un pochino in tripla, ha le capacità di farlo, un giocatore che se trova il power scoring diventa veramente imprendibile. 8,5. 85 qui di Fullani, che peraltro ha partecipato alla World Cup of Darts in due occasioni. È arrivato terzo al torneo di selezione, la Coppa del Mondo, inteso il Mondiale del 79. 2019. Di grande, grande anche esperienza, nonostante la giovane età, 79 di Mendoni. Ricordiamo quella trasferta vicino a Vienna, qui Furlani arrivò terzo, perdendo poi contro Zoran Lerchbacher in semifinale. 140. Super 140, si alza il livello della partita. Mendoni su 265, una tripla su 19, gli permetterà di avere la chiusura di 170, ma lui spera di fare anche meglio. 57. Non trova triple, 57, allora Fullani su 195, anche lui presumibilmente giocherà sul triplo 19. Invece decide di partire in alto, scelta che è assolutamente condivisibile. 60. E fa 60, Fullani, non trova triple. Rimane a 135, che è una chiusura spettacolare ma difficile. Mendoni su 208, ha bisogno di trovare un paio di triple qui. C'è la prima, non c'è la seconda. 97.
fa 97, detto 19, 17 e 19. 111 rimane a Mendoni. Fullani prova a chiudere 135. Prima freccia sul 25. Rimane 110. Triplo 20. Che non c'è. Rimane a 90. Vediamo se gioca il bullo. Triplo 18. Prova il triplo 18. Non c'è. 63. 63. Fullani rimane a 72. Bendoni 111. Vediamo se arriva un'altra chiusura a tre cifre. Io Dopo lo spettacolare 150 di prima. Parte dal triplo 17, rimane 84. Niente da fare, non può chiudere. 39. Fa 39. Tiro 72. Rimane a 72. Entrambi su 72. 18, 17 e 4, sono contenti. Triplo 7, prova con triplo 16, giustamente Collani. 51 rimane per Michel. Double top. Per cui 21-32 fatto. Non c'è, rimane a 40. Chance per Bendoni per il Tiro pareggio. 72 anche io. Su 72, vediamo se prova il triplo 20 e il triplo 16. Penso il triplo 16 per il doppio 12. Lo 16 che non c'è. È un 8 singolo, 64 rimane. Vediamo se va su 14. Non dovrebbe esserci, dovrebbe essere un triplo 9, credo. No, no, c'è, sembra essere dentro. Sì, forse c'è, sì, vediamo allora. Freccia... No, è un triplo 14, sì. E poi va sull'11 singolo, giustamente. 61. 61 rimane a 11, 40. esatto. Allora 40, Fullani per andare 3-1, grande chance. Interno quella prima, deve andare a doppio 10. Venti fatti. Fuori quella seconda e non C'era anche la c'è. terza. Esatto, c'era anche la terza. Quindi Io 11. doppio 10 che non entra, Bendoni su 11. 3, doppio 4. 3 che c'è, doppio 4. La seconda. C'è quella seconda, siamo in parità. Buona. Buoni che tiene un leg, questo meno bello rispetto a prima, in 26 contro la 12, chiusa in precedenza da Fabio Bendoni. Siamo due pari, l'unica cosa che conta è il risultato finale. Siamo due pari, ricordiamo anche che la partita, 46. quanto parte con un 46 Fullani, la partita si deciderà al meglio dei 7 leg, quindi il primo che vince 4 leg vince la partita. 3 punti in caso di vittoria 4-2, 2 punti in caso di vittoria 4-3, 1 punto in caso di sconfitta 133. 4-3. 133 sono ormai di fatto 4 le possibilità di chiusura di questa partita. Bendoni trova ancora il feeling sul triplo 19. Fullani mi sembra un pochino in difficoltà ora perché non trova freccia quella prima. 8-1. Si salva però con 81, una buona freccia sul triplo 20. E allora vediamo qui Bendoni su 3,68, continuerà sicuramente a spingere sul triplo 19. Ancora bella la prima freccia dentro, sale poi quella seconda. 92. 92, perché è un triplo 5 e non un 5 singolo. Cambia poco però nell'economia, perché il vantaggio di Bendoni è importante. Praticamente 100 punti, Fullani deve spingere qui. Provare a trovare qualche tripla. 8-5. 85, va bene, perché c'è una freccia sul triplo 20. Perde però ancora un pochino di settore. Bendoni qui con due triple in zona di checkout, 19 con la prima. Scende, trova un triplo 19 con la seconda. 77. Scivola poi sull'1 l'ultima freccia, rimane a 199 con un numero sempre piuttosto particolare. Fullani su 289, bisogna di due triple per entrare in zona di checkout ed entrare favorito nella finale di questo quinto leg. 8-1. 81, ancora una freccia che scivola, una freccia nel triplo 20, una freccia nel singolo 20. 199 per Bendoni, sicuramente partirà sul triplo 19 che lo trova. Ancora molto bene sul triplo 19, freccia qui inclinata, aspettiamo di sentire la 67. chiamata. È un 67, quindi era un singolo 3. Rimane a 132, personalmente la chiusura forse più spettacolare che esista nel mondo delle freccette, però Fullani su 208. Può e deve lasciarsi una chiusura possibilmente anche comoda. 9-8.
fa 98, rimane a 110 miscelli. 132 per Vendoni, prima freccia obbligatoria al bull, volendo sul 25. Dovrebbe aver trovato un 25. E allora sul triplo 19 dentro, bull! Momento decisivo, scivola. Gli è andata anche bene, che ne posso 18. Sì. 110 tiro. La freccia. E allora Furlani su 110. Dai. Un po' più chiudere. Dici 31, 36. Ma 36 Furlani, rimane 74 Vendoni. Dovrebbe essere che tira 32, sì, esatto, quindi sì. Il punteggio sì, vabbè, 72. Punti. Fuori quella prima. Quella seconda. Dentro quella seconda e allora Vendoni si porta a bullare la vittoria. Ottimo. Con la seconda. 3 a 2. Sì, sì, ho segnato, E Vendoni tira per primo nel sesto leg di questa partita. C'è stato un piccolo problema lì nel counter. Buona. Comunque non ci sono problemi. 3-2 per Vendoni che tira per primo in questo sesto leg. Un vantaggio non da poco, specie per come sta tritando la tripla in questa partita. 60. Fatto con un 60. 7-19-20 per Vendoni. Fullani deve rispondere. Era partito bene 2-0. Poi si è un pochino spento forse Michel, che comunque sta giocando a 70 di media. 72 per Vendoni, medie comunque assolutamente buone per entrambi. 44. 44, ricordiamo che Furlani tra l'altro comunque non è il top della forma, sta ricominciando a giocare dopo una sosta forzata. Noi l'abbiamo visto alla Cuscul nei tornei PDC che di solito frequenta. 83. 83 per Vendoni, invece Vendoni lo scorso anno fece una buona Super Premier League, arrivando comunque attorno alla 100 classifica. Ricordiamo il derby in famiglia, giocato praticamente nello stesso World. L'altra partita che, se non ricordo male, finisce a 6 contro Marco. 100 di Furlani. Restiamo in cronaca perché siamo lì, 3.58-3.57. Triplo 19, quella prima Vendoni, ancora forse. 95. È 95, sono buone frecce queste per Vendoni. Furlani non deve mollare qui, prova anche a far meglio in una tripla al giro, se vuole rimanere in partita. Bella comunque questa partita. È quel 150 per andare 2-1 di Vendoni, spettacolare. 100. 100 di Furlani, non molla, bravo Michel. Bel leg, questo per entrambi. Vediamo Vendoni, 2-63, 19 con la prima. Deve rimanere lì. 20 con la seconda. 42. È un 42 perché anche ha fatto. No, 58. 58, ok. È un 58 di Vendoni, che sia corretto. Alla fine è un 19, 105, non giusto? Lo sai che non sono sicuro. La freccia che ho tolto, se era 58 o 42. Vabbè, io sono 58, non è, no, non è quella che. Segna 42. Segna 42. Preferisco. No, vabbè. Dimmi tu. C'è un attimo là. 42, 42. 42. Quindi Vendoni alla fine 42. Giusto? Sinceramente mi sembrava. Noi abbiamo la registrazione, lui no. Ah, esatto, sì. Andremo a rivedere. Dopo togliamo 16 del punteggio. Allora, dopo togliamo 16 del punteggio che farà Vendoni. 100. 100 di Furlani che rimane a 157. Anzi, no, aspetta. Sistemiamo qui, quindi a questo punto qui con il 42 e il 100 okay. Di Furlani. Eccoci qua, tutto perfetto. Bravissimo. 48. 48 di Vendoni che non entra in zona di checkout, resta 173, Furlani su 157. 100, 100, 100, che riga. Sì, assolutamente. Cosa che non può più fare adesso, perché prende un 1 con la prima. 41. Fa 41 Furlani, comunque si avvicina, rimane a 116, Vendoni su 173. Vediamo come la gioca, 3 con la prima, brutta freccia. Non senta andare su 1, attenzione, deve stare anche allerta qui.
Vediamo come la gioca. Forse su 18, no? Torna lì. 61. E fa 61, una buona giocata. Rimane a 112. Pullani su 116. Per salvare il match, siamo lì. Quindi una tripla. Non può più chiudere perché c'è un 5 con la prima. 19 con la seconda. Sette, nove, otto, quattro. Ottima, per l'ultima freccia. 84 per rimanere 32. 32 resta. Grandi frecce di Fullani. Mendoni, 112 per il match. E lo deve chiudere perché Fullani è su 32. Mendoni, 112. Vediamo se parte al triplo 19. Invece parte al triplo 18. 94 rimane. Triplo 18. C'è quella seconda freccia. Double top per il match. E c'è chiusura pazzesca di Fabio Bendoni. Wow. Che vinse 4-2, bravissimo Bendoni. Ha fatto due chiusure spettacolari, quel 150 e questo 112 con Fullani su 32 per chiudere in 21. Bravissimo Fabio Bendoni che chiude di fatto il match 4-2 giocando a una media di 72. Complimenti, eccola qua la media finale, è una media di 72 per Bendoni, 70 per Fullani, 81.4 nelle first nine, 70.5 per Michel Fullani, un Bendoni che alla fine ha come leg migliore, quel 150, che se faremo un video con le chiusure migliori, certamente verrà inserito. come se non avessi abbastanza lavoro. questo è il classico che si fa come copertina finale, quando si finirà, ci ricorderemo però di questo 150 di... Sì. Molto bello, mi scuso con Bendoni per la grafica che ho dimenticato una N sotto, c'era Bendoni. Mi era accorto, però vediamo se riesco a dimenticare. Colpa mia. Va bene, siamo giunti alla fine anche di questa partita, un'altra bellissima partita commentata da Jacopo, Freccette Italia, Darts Never Stop e Dieter van Vermeerden vi salutano e ci rivediamo alla prossima commento. Grazie e ricordiamo che comunque ci saranno altre partite nel corso della settimana e nel corso di questo Super Premier League che ci sta regalando grande spettacolo. Per stasera è tutto, grazie mille Dennis e da Jacopo, buona serata a tutti.